comincio allora a chiedere io una cosa a Lucy, che riguarda un po' il processo di lavorazione, perché il tuo film ha una particolare naturalezza, quindi non so capire se è un film molto scritto o molto realizzato sul set, molto improvvisato, molto... Well, we spent a year rehearsing, so the actors were actually, they weren't actors before, they were, you know, we found them really, we did a huge casting and they came to the casting and I rehearsed with them, training them for a year, so it was actually very rehearsed and they knew the script really well. Diciamo che abbiamo provato per un anno intero, nel senso che quando gli attori non sono attori professionisti, abbiamo fatto un casting molto grande, grosso, e li abbiamo trovati, loro sono venuti quando abbiamo fatto, mentre cercavamo gli attori, loro non sono attori, gente del posto, venuta semplicemente per il casting. E una volta selezionati abbiamo insegnato loro, per un anno intero abbiamo fatto le prove in modo tale che alla fine la sceneggiatura esistente la conoscevano molto bene, a menadito. But then I would say as well that Havana is incredibly vibrant. There's always a lot going on in the streets. So I worked with fantastic cinematographers and fantastic crew who are always from Cuba, from the UK. It was a mix of different people from Mexico. And they were always very ready to kind of grab something. If there was something going on that we liked, we would just turn the camera around and start shooting it. So there was kind of some documentary footage in there as like cutaways and stuff. So I think that gives you, I mean, I wanted Havana to be a character in the movie. So yeah, that was helpful. E poi devo dire anche che L'Avana è una città assolutamente piena di vita, vivace, vibrante, piena di colori, di movimento, non si ferma mai. E ho lavorato con una troupe, un direttore della fotografia, insomma persone, tecnici assolutamente di grande livello, di grande talento, preparatissimi, che naturalmente non si lasciavano sfuggire niente. Appena c'era qualcosa di interessante, magari il direttore della fotografia girava la macchina da presa e si riprendeva coinvolgendo insomma quello che era gli avvenimenti, tutto ciò che accadeva per le strade di Havana nell'Havana nel film, perché volevo che l'Havana diventasse un personaggio come gli altri personaggi. E naturalmente la troupe era un misto di, cioè non c'erano solo locali ma anche gente del Messico, Gran Bretagna e così via, una troupe mista. Quindi praticamente anche, diciamo che abbiamo inserito delle immagini che non possono essere considerate quasi di valore documentaristico. Speaking of Cuba, I've never been there and it looks like an awesome place. They have their problems, okay. But I had the impression that, you know, if ever the Americans go back in there, they're going to screw the place up totally. Any comment on that? No, la domanda è, non sono mai stato a Cuba, ma da quel che vedo è un posto, sembra essere un posto stupendo, nel senso eccezionale. Diciamo che certo hanno i loro problemi, ma in realtà diciamo che il tutto sembra essere un luogo in cui dovessero tornarci gli americani, veramente sputtanerebbero tutto. Commenti? Yeah, it's interesting. A lot of people ask me what I think is going to happen with the future of Cuba, when things will change, if things will change, how will they be? I think it's very hard to predict what's going to happen because, you know, the system's been the same for a long time and people have been anticipating change at times and, maybe it will get messed up. Maybe it's hard for me to say. I would say that I am a filmmaker and I'm making movies about emotions and people and relationships, and politics is kind of not, I'm not here to kind of give my opinion on what you should be thinking about the political future of Cuba, or, you know, it's like you take away what you want to take away from the movie and the emotions and feelings that you get from that. So yeah yeah, no, I appreciate the question. Aggiunta alla domanda, ero chiesto semplicemente perché ho visto, tu hai un'esperienza che io non ho provato dal vivo, quindi ero curioso di sapere la tua opinione. La risposta è, in realtà molte volte mi hanno fatto questa domanda,
In merito a quello che secondo me può essere il futuro di Cuba, se cambierà qualcosa, se, che cosa potrà succedere in futuro, se si prevede che gli americani ritornino, così via, insomma, che cosa cambierà se e così via. Il punto è che naturalmente è molto difficile prevedere, fare delle previsioni per quanto riguarda il futuro, anche perché diciamo che il sistema è da molto tempo, il sistema è lo stesso, è da moltissimi anni, quindi è un qualcosa che ormai è uno zoccolo duro molto difficile da cambiare, e in ogni caso tante volte ci sono state previsioni, diciamo, per il futuro, magari si è parlato del fatto di un ritorno degli americani, poi non era così e così via. A parte questa difficoltà, devo dire che in realtà io non ho un punto di vista in questo senso, nel senso che sono una regista, una filmmaker, e il mio compito in realtà, come la vedo io, è quella di fare film su quello che vedo, sulle persone, sui rapporti tra le persone, sulle storie. E diciamo che l'aspetto politico non è quello che mi interessa, in realtà non sono qui per, non faccio film per dire alle persone quello che in che direzione, diciamo, di pensiero dovrebbero andare. Poi ovviamente ciascuno, avendo visto un film, o il mio film in questo caso, ne trae, diciamo, le sensazioni e le conseguenze e le opinioni, o comunque ne trae l'insegnamento, insomma, che vuole trarne, e per me questo è l'essenziale. Dal punto di vista del governo cubano non mi sembra una pellicola particolarmente apprezzabile, perché dà un'idea anche dei grossi problemi di Cuba. Ha avuto dei problemi per quanto riguarda la realizzazione del film a Cuba rispetto appunto al governo, e sarà distribuito anche a Cuba il film? Thanks for your question. We were very lucky. We got all of the permits. We showed the script to the authorities. We had an amazing institution in Cuba supporting us. Ricardo Miranda, who runs the Association of Audiovisual, Cuban Audiovisual Association, he was incredibly helpful in getting us all of the permits, and our producers worked really, really hard out there. And we needed permits for every single step. So showing police in the movie, getting the film in and out of the country, because we shot on film, so we had to make sure that it didn't get x-rayed. Everything needed a permit. So we were actually very lucky. It took a while, but we did get all of the permits, and nobody told us you can't shoot this, or you have to do, we weren't really told what we could or couldn't do. So my experience was very positive and good. And we had one screening of the film for the cast and crew. Or maybe I should let you talk. No, go ahead. In realtà siamo stati fortunati, devo dire, perché ovviamente per le riprese erano necessarie una marea di permessi, e abbiamo ottenuto tutti i permessi in tutti i singoli step del processo di riprese e così via. Nel senso che in realtà abbiamo mostrato, fin dall'inizio abbiamo mostrato la sceneggiatura alle autorità, che l'hanno letta, e abbiamo ricevuto il supporto, il sostegno di questa associazione, diciamo, audiovisivo, e di Ricardo Miranda, che è, diciamo, il presidente di questa associazione, che ci ha aiutati lungo tutto il percorso, permettendoci di ottenere ogni singola autorizzazione, permesso, licenza e così via, per ogni singola cosa che dovevamo fare, perché ovviamente ogni step richiedeva una specifica autorizzazione, non so, mostrare la polizia, mostrare un posto, fare cose varie, andare. Però, indipendentemente dal fatto della necessità di richiedere tutti questi permessi e autorizzazioni puntualmente concessi, in realtà nessuno ci ha detto cosa avremmo potuto o dovuto fare, o cosa avremmo, non avremmo potuto fare. Cioè, non ci hanno detto, non ci hanno ordinato niente, non ci hanno tolto nulla, quindi diciamo che ho avuto la mia, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, non è stata assolutamente negativa, anzi assolutamente positiva. E poi per quanto riguarda la distribuzione, diciamo, vi è stata una proiezione per il cast e la troupe. Yeah, we had one screening so far for the cast and crew who came in. And I think they invited a lot of people. It's like 1,000 people, and it was a great response. And now we've been selected to screen at the Havana Film Festival.
So that's going to be on, I'm going to be going there, I think, on the 9th of December. So that will hopefully be a really nice experience to see everyone watching, you know, watching the movie. So. Sì, questa proiezione per il cast, per gli attori, insomma, e per la troupe, però non solo per loro, nel senso che loro sono venuti portandosi dietro delle persone, amici e così via, quindi è stata alla fine una proiezione per un migliaio di persone, a cui è piaciuto molto, è stata molto interessante. A parte questa è stata una sola proiezione, però siamo stati invitati a questo punto a partecipare, ci ha chiamato il Festival del Cinema dell'Avana, e il film passerà il 9 di dicembre e quindi a questo punto verrà visto da tantissima gente ed è molto eccitante, diciamo, il pensiero di tutti questi occhi che seguiranno questo film. Non vedo più niente. Hard to say. I think that there are changes happening, but I think only time will really tell how much and what. And I'm going to be going back soon, so I guess I'll see you then. È difficile da dire. Ci sono senz'altro dei cambiamenti, ci saranno dei cambiamenti, però è tutta una questione di tempo. È difficile dire, sul lungo tempo probabilmente sarà possibile capire che cosa resterà, che cosa non sarà più, non esisterà più, è solo una questione di tempo ed è difficile dire appunto cosa cambierà effettivamente. E devo dire che fra breve tornerò a Cuba e magari mi renderò conto personalmente se che cosa già è cambiato. Domanda sulla sensualità e il sesso nel film, nel senso molto piacevole, però volevo chiedere, molto, molto bello, molto piacevole nel film, nel senso molto attraente come resa, però la domanda era, rappresenta quello che è un aspetto, diciamo, l'aspetto documentaristico, insomma, del film, nel senso che mostra, inteso, no? È inteso mostrare quella che è la cultura, insomma, locale, o è un qualcosa semplicemente strumentale a rendere più sensuale il film? I think that Cuba is a place that is that like sexual energy is very potent, and I was also using that as a kind of contrast to Lila's character, who is kind of innocent in that respect as well, and how Raul in the movie almost uses sex as a way of protecting himself, or in a kind of maybe aggressive way, or it's his way of not having to deal with emotions. So, there were kind of a lot of reasons that I was using that. But yes, I think it is something that, you know, not everybody, but I think I wanted to show things that you wouldn't necessarily always see, but things that happen and that, you know, and a lot of stories. I spend a lot of time casting and hearing a lot of stories from people and seeing a lot. And so I just really put in, I was kind of trying to absorb as much and reflect that in the movie. So, yeah. Certamente quella che è l'energia sessuale o sensuale di Cuba è estremamente potente, però in questo caso specifico diciamo che sono state molte le ragioni per cui ho sottolineato forse questo aspetto, nel senso che ho utilizzato
in parte questa espressa e sfacciata sensualità per forse creare quello che è un contrasto col personaggio di Lilla, la ragazza che è giovane, innocente, naturale, lontana da queste cose. E forse per indicare, per esempio, per indicare quello che è, forse svelare quello che è l'interiorità di questi personaggi. Raoul, che utilizza per esempio tutta questa sensualità normalmente per evitare di affrontare determinate emozioni che non è in grado appunto di affrontare. Di affrontare la responsabilità, insomma, determinate responsabilità di determinate emozioni e di determinate azioni. E quindi in realtà tantissimi motivi, ma soprattutto per sottolineare quelli che sono, diciamo, la parte introspettiva dei personaggi. Perfetto. Volevo un'ultima brevissima, poi dobbiamo scappare. Una domanda di sceneggiatura, visto che l'hai scritto. E visto che la questione politica non è in primo piano, come ci hai detto prima, perché due gemelli, perché deve morire Elio alla fine? Well, for me, I think Elio is like the heart of the story, and he's the one who really brings them together and who really cares about both of them and is very altruistic and kind of really loves both of them, and they don't really acknowledge it so much while he's alive. So I really wanted to feel his loss at the end because he's so important. And in terms of what was the first question about developing the script? And it also relates. Oh, the twins. Yeah, because they have a very close relationship, and I was also really interested because there are a lot of twins in Havana that I noticed, and if you watch the film closely, a lot of the extras are actually twins as well. So, but in terms of developing the script and kind of answering your question a bit as well, like I spent so long with the actors as well, and there was a lot, you know, a lot of it was kind of taken from my relationships with them and seeing how they responded to each other, and they're kind of growing up and at that stage where, you know, they're thinking a lot about sex and a lot about attraction and all of that kind of stuff. So that kind of played into the story a lot as well, just from seeing what was happening around, kind of, yeah. Mi ricollego a questa domanda sulla sceneggiatura per ricollegarmi alla domanda della signora di prima, perché in realtà effettivamente poi tutto questo, quello che ho mostrato, la sensualità eccetera, è derivato anche da tantissime conversazioni durante il casting e così via. Ho sentito tante storie, quindi ho incominciato a appropriarmi, diciamo, di quello che era il colore locale, e in più il fatto, avendo lavorato tanto con gli attori una volta fatto il casting, diciamo che poco per volta hanno incominciato a parlare, ho sentito storie, mi sono resa conto che in fondo, insomma, sono adolescenti e come tutti gli adolescenti si incomincia a crescere, si incomincia a essere curiosi, si incomincia a essere interessati a questi aspetti, il sesso incomincia a diventare un qualcosa di molto presente nella vita delle persone. Questo è anche un altro dei fattori per cui ho mostrato anche la sensualità. Poi per quanto riguarda i gemelli, perché volevo sottolineare quello, i gemelli sono molto legati, è un forte legame personale, diciamo, di rapporto, e anche perché poi se uno si guarda intorno a Cuba, in realtà mi sono resa conto che esistono tantissimi gemelli, fratelli e sorelle gemelle, e non so, uno notasse bene nel film, tante comparse sono gemelli. Perché Elio in realtà è il cuore della storia del film, il cuore del film, è una persona molto altruista che veramente ci tiene alla sorella e a Raoul, veramente si vuole prendersi cura di lui, e lui è l'elemento che li collegherà. In realtà loro non se ne rendono conto finché è vivo di quanto Elio sia importante, di quanto sia importante per il loro legame, per il loro legame, di quanto sia importante per la loro vita, e se ne accorgeranno solo quando è morto, ed è per questo che ho voluto
ho preso questa decisione perché lui è il filo, diciamo, che li unisce. Thank you so much for coming, everyone. I really appreciate it. And thank you for having me. Grazie di essere venuti, è stato grande.